cazzo dici, Beppe? Ma cosa dici prima? No, ma io sono... Ma no, non lo so, ma sono matto io, raga. No, ditemelo se sono matto, perché... Buonasera, allora, Grillo. Come, è semplicissimo. Come fanno le turbine? Ma basta fare ste turbine. Ma come? Come si fanno? Prendi una stampante in 3D. Sì. Non c'hai una stampante in 3D? No, io no, no. Ne prendi due da 2D, le metti insieme, no, ma... ti esce un 4D, togli un D e hai il 3D. Cosa? La D che ti avanza la dai a un altro ragazzo meraviglioso della rete che ha 2D. Ci avete quindi... due stampanti 3D. È il 3x2D. E poi dici? Ti puoi fare anche le due turbine. Ma come si fanno? Come si fanno le turbine? Come si fa? Materiali. Prendi sì. materiali. Sì. Prendi polvere di plutonio. Sì. Un netto di titanio. Sì. Un netto e mezzo, va bene, lasci. Ma... due branzini. Mica la salveria. Cozza di limone. Ragionatene. Due branzini. Cosa c'entrano i branzini? Cosa c'entrano i branzini? Ti viene fuori una turbina da due persone che... è un persone benì, ma... come se fosse un'orata, ma... è un posto così! Ma no! Che non la finisci, metti... se non finisci la turbina, che stai ancora... la metti in frigo! In frigo? Che è scaldata il giorno dopo è più buona, ma non cosa... c'è il frigo! Ma sì, ma prendi no. una stampante in 3D! Ma di nuovo! Materiali, polvere, file, ghiaccio, calippo, raggio laser... zzz, non viene niente! Ma cosa vai dice? Vai da Troni! Ti compri un Virbo e vaffanculo, te lo porto a casa. E la ci sono dei ragazzi 3D? Meravigliosi che portano dei frighi bellissimi. Ma la stampante quando 3D? Quando se ne vanno portano via anche sta cazzo di stampante in 3D che non so come usarla. È una guerra!